giorno prima della chiusura delle liste e io ho accettato perché molti gli hanno voltato le spalle, anche alcuni all'interno del partito dice no, non lo facciamo, ci sono le preferenze. Invece uno deve rischiare per il partito, bisogna essere una squadra, soprattutto in un momento difficile, anche perché noi abbiamo subito più scissioni, voglio ricordare quella di quel pennellone, scriva proprio pennellone, ingrato di Fini, il Badoglio del 2000. Poi c'è stato Alfano, che io definisco Alfango, che sta facendo gli accordi con il centro-sinistra nei comuni, quindi questo va detto, quindi anziché chiamarsi nuovo centrodestra dovrebbe definirsi nuovo centrosinistra. E poi c'è stata l'altra mezza scissioncella di Fratelli d'Italia. Quindi noi, già che il fatto che siamo al 21% e dice Berlusconi che è limitato, perché Berlusconi non si è potuto candidare in questa campagna elettorale, che lo vogliono vedere in galera, che non gli bastano i servizi sociali, che tra le altre cose deve stare alle 11 a Palazzo Grazioli, se no arrivano i carabinieri. Oh, quindi è una campagna elettorale difficile, abbiamo Grillo e Grullo, il Grullo è quell'altro, Grenzi, cioè perché per come sta parlando negli ultimi tempi uno che ha preso qualche migliaia di voti come sindaco di Firenze e adesso si ritrova a presidenza del Consiglio senza essere stato eletto per la terza volta, è un fatto molto grave. L'unico governo ultimo che è stato eletto è stato quello di Berlusconi, che è stato rovesciato da Napolitano. Io lo posso dire perché Berlusconi non può né parlare di Napolitano né della magistratura, è stato rovesciato da Napolitano perché lui 6 mesi prima ha ricevuto Monti. Aspetta, non tanto, perché adesso Fini sta in depressione con gli psicofarmaci ed è stata lasciato dalla compagna Gaucci, e soprattutto contro Alfango, come lo chiamo io, non Alfano, Alfango, che ha tolto una forza all'interno in un momento difficile per Berlusconi. Sono stati tutti miracolati e adesso in grandi stanno contro mia amica Venendo. E guardate, loro in molti comuni stanno contro di noi, stanno in alleanza con tutti. Non ci importa, non ci importa. A me non importa. No, non ci importa perché noi sosteniamo anche le persone che hanno bisogno. Noi siamo anche per sostenere a Franca. Io metto quella. Senti, che vogliamo dire una parolina? Sì, quando hai finito il ragazzo. Io non posso non dare, ho fatto solo questa. Non ho fatto manifesto. Non ha bisogno. No, ma non mandava di imbrattare le cazzo. Ma lei c'è la certo, perché in televisione mi fanno arrabbiare. Alessandra, lei è analcolica. Io sono astemia come mio padre, quindi poi straparlo dopo sono fatti vostri. Allora, a Viterbo e a Forza Italia. Evviva! E al presidente Berlusconi, che lo stanno massacrando, ma lui è forte. Ma noi li siamo vicini. E noi li siamo vicini.